loro, fare sentire a loro che non lo vogliamo piangere come eroi morti se dovesse succedere, ma vogliamo stare vicino e far sentire a loro il nostro sostegno finché sono vivi. La Giallorossa è uno dei simboli di questa verità nascosta della giustizia negata. Il castello Attiveggio è l'altro simbolo, perché non c'è mai arrivato alla... Le indagini che riguardavano il castello Attiveggio sono state sempre fermate e non hanno potuto andare avanti. Ora finalmente ritengo che la procura di Caltanissetta stia anche indagando sul castello Attiveggio, e quindi forse anche in questo senso possiamo arrivare a, io spero, ben più che un barlume di verità. Ci sono personaggi delle istituzioni che adesso improvvisamente, a 18 anni dalla strage, cominciano a ricordare degli elementi che, se fossero stati messi alla luce 18 anni fa, 17, 16 anni fa, in un tempo molto più vicino alla strage, avrebbero meglio permesso di capire come si era arrivata a quella strage, piuttosto che dover aspettare 18 anni per avere adesso dei barlumi di verità, per arrivare adesso, come ha detto ieri in Gloria, nell'anticamera della verità. E c'è da augurarsi che quelle porte che più volte in passato sono state chiuse, quando si è arrivati nell'anticamera della verità, non vengano ancora una volta sbarrate. Noi, come opinione pubblica, sicuramente ci metteremo di traverso, come ho detto ieri, rispetto sull'uscio di queste porte, per evitare che vengano sbarrate. C'è il rischio di ulteriori depistaggi? Di ulteriori depistaggi sicuramente, come sono stati fatti, c'è più che depistaggi, c'è il rischio che vengano attuati delle provvedimenti per evitare che si possa andare avanti, ma non c'è il rischio, c'è la certezza, perché in questo senso va per esempio l'intimidazione dei collaboratori di giustizia che è stata fatta negando la protezione a Spatuzza, in questo senso va il decreto sulle intercettazioni che potrebbe essere approvato a breve se l'opinione pubblica non si metterà di traverso impedendo che venga approvato questo iniquo provvedimento, che non deve essere discusso articolo per articolo, ma deve essere fermato e bloccato in toto, perché è un provvedimento assolutamente antidemocratico e che va non sicuramente nel senso di proteggere la privacy, che può essere protetta in altre maniere, ma va nel senso di favorire la criminalità organizzata, di pagare una ulteriore ed ennesima cambiale, probabilmente con contratto appunto nel corso di quella trattativa. Quindi siamo nell'anticamera della verità, ma ancora c'è qualche passo da fare? Ancora di passi da fare ce ne sono tanti. All'anticamera di solito si trovano delle porte blindate quando si arriva all'anticamera e quando si deve entrare nel santuario, quindi c'è ancora tanto lavoro da fare, e per questo è tanto più pericoloso il lavoro che svolgono questi giudici, perché sono forse troppo vicini alla verità per poter essere lasciati lavorare come sarebbe giusto che lavorassero. Cosa rappresenta per voi questa agenda rossa? L'agenda rossa rappresenta il simbolo della verità nascosta e della giustizia negata. È un'agenda della quale esistono le prove fotografiche di una telecamera che mostra la persona che si allontana dalla macchina di Paolo con la borsa, e nonostante questo non si è arrivati a un processo, a un pubblico dibattimento nel quale sia stata discussa davanti all'opinione pubblica il furto di questa agenda, la sottrazione di questa borsa che sicuramente conteneva l'agenda. La sentenza che manda assolto il capitano Arcangioli è assolutamente abnorme, perché allora con quella sentenza, che ha ipotizzato la non presenza dell'agenda all'interno della borsa, comporterebbe come conseguenza normale che venga processata per falsa testimonianza la moglie di Paolo, Agnese, visto che lei ha testimoniato di avere visto mettere da Paolo in persona la borsa all'interno dell'agenda prima di partire per il suo appuntamento con la morte. Una marcia da Via D'Amelio fino al Castello Attiveggio, due luoghi simbolici? Sì, sicuramente, da due luoghi simbolici, con in mano e alzata in alto un altro simbolo, cioè appunto l'agenda rossa. Il Castello Attiveggio, più che un luogo simbolico, è un luogo simbolico che però dovrebbe diventare invece un oggetto di indagini che sono state sempre fermate nel momento in cui sono arrivate vicino al punto a cui dovevano arrivare. Perché sicuramente al Castello Attiveggio è stato azionato il detonatore che ha causato la strage, sicuramente all'interno del Castello Attiveggio c'era un centro del Cerisde
che serviva da copertura a un centro del SISDE, cioè i servizi segreti civili italiani, e quindi è altamente probabile, se non per me sicuro, che il detonatore che ha causato la strage sia stato azionato da Via D'Amelio. Quindi più che un luogo simbolico è un luogo che dovrebbe essere oggetto di accurate indagini, piuttosto di indagini. E il fatto che queste indagini siano state bloccate ogni volta che sono andate avanti vuol dire che anche in quel caso vuol dire che si è vicina alla verità, sia anche in quel caso nell'anticamera della verità. Proprio di ove in cui c'erano anche la gente rossa, con lo specifico obiettivo di non protestare contro le tante cose in cui purtroppo in Italia si deve non solo protestare ma anche combattere, ma con lo specifico obiettivo di far sì che possano andare avanti quei processi che riguardano il Premier, il Presidente del Consiglio, e che invece vengono bloccati a forza di legge appositamente studiate per lui. È proprio su queste cose qui, sai che noi è uno dei nostri punti di battaglia, che certo, ci incontriamo spesso su certo, queste manifestazioni, infatti, perché noi siamo per la ricerca della verità, infatti, siamo per fare questi processi. Che in queste cose sicuramente ci possiamo incontrare. Sono altri obiettivi che noi, diciamo, come individui condividiamo, come la lotta per l'acqua, per gli inceneritori, per i rifiuti, che sicuramente noi condividiamo come persone e alle quali magari partecipiamo alla manifestazione come persone, però il simbolo dell'agenda rossa noi vogliamo che sia dedicato alla specifica obiettivo della ricerca della verità e della giustizia. Perfetto, ti ringraziamo. Grazie mille, ciao. Purtroppo i numeri sono anche importanti, non è vero che il numero non interessa, purtroppo serve anche quello, perché fino a quando vigerà in Italia il populismo così come vige oggi, saranno i numeri che fanno sì che certe persone si sentiranno legittimate a fare e disfare il nostro Stato, a fare e disfare la nostra Costituzione e a fare e disfare la nostra democrazia. Però, è vero, però se dobbiamo risalire ai Vespri siciliani per avere un risultato concreto della rivoluzione di Palermo, io dico a questo che Palermo è vero che quando si risveglia, però Palermo purtroppo dorme anche spesso, e Palermo anche per dati di fatto, nel senso che chi vive quotidianamente certe situazioni è più facile che si stanchi, è più facile che subentri la suefazione, è più facile che subentri la rassegnazione. Noi, quando morì alla chiesa, ci fu un cartello che comparve in via Isidoro Carini, nella quale c'era scritto: qui è morta la speranza dei proletari onesti. Ecco, noi siamo qui e veniamo da tutte le parti d'Italia. Io che vengo da Palermo, però da Palermo mi sono andato via tanti anni fa. Veniamo qui per dire ai palermitani che la speranza non è morta, che la speranza non deve morire e che bisogna continuare a lottare ogni momento e ogni giorno. Noi siamo qui, è vero che veniamo una volta all'anno, però continuiamo in tutta Italia, tutte queste persone che vengono qui continuano anche loro quotidianamente a lottare, non a Palermo, non solo contro la mafia, non solo contro la criminalità organizzata, ma continuano a lottare per tanti obiettivi e lo fanno anche loro ogni giorno. Noi siamo qui per dire a Palermo che non bisogna rassegnarsi, che bisogna continuare a lottare, che alla fine Palermo diventerà bellissima, come aveva detto Paolo Borsellino. Ecco perché Palermo ti ringrazia.